Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Oggi celebriamo la festa di San Luca. Luca è l'evangelista della Vergine Maria. Solo lui, infatti, ci racconta l'Annunciazione, la Visitazione, le scene del Natale, della presentazione al Tempio. Dante Alighieri lo chiama scriba mansuetudinis Christi, scrittore della mansuetudine, della misericordia, dell'amore di Cristo. È lui che ci ha lasciato la parabola del Padre misericordioso, quella della pecorella e della dracma smarrite e ritrovate. È ancora lui che ci ha raccontato la parabola del buon samaritano, l'amore di Gesù per i poveri e tanto altro. Anche il brano che abbiamo ascoltato oggi è presente solo nel Vangelo di Luca. Solo lui racconta l'invio dei 72 discepoli. Gesù ha già mandato i 12. Qui ripete l'invio. Non sono più gli apostoli, ma i discepoli. Il loro numero, 72, ha un valore simbolico. Vuole dire la totalità delle nazioni. Tutta l'umanità è destinataria dell'annuncio del regno, dell'annuncio di pace. Gesù li manda davanti a sé in ogni città e luogo dove sta per recarsi. Il Signore invia davanti a sé a preparare il suo arrivo, a preparare l'arrivo dello sposo e non a fare qualcosa per conto nostro, e invia a due. Solo la relazione con l'altro può far trasparire la sua presenza. Non c'è spazio per protagonismi. Il compito, infatti, è quello di annunciare il regno, e il regno consiste nell'amore, nel riconoscerci figli del Padre, fratelli e sorelle tra noi. L'amore non si racconta soltanto, si mostra, si vive, e i due che sono mandati insieme sono testimoni di questo amore che li unisce tra loro e li unisce al Signore che li invia. Tutti siamo chiamati a preparare l'incontro delle persone, di ogni persona con Gesù, dove lui stesso sta per recarsi. E oggi più che mai, e come in ogni tempo, risuona l'invito: prima dite pace a questa casa. Prima di cominciare a evangelizzare, a guarire i malati, ad aiutare i poveri, prima di ogni cosa siamo portatori di pace, inviati con la mansuetudine degli agnelli, come l'agnello di Dio che vince il male del mondo.